Oh, oggi ragazzi sono vestito tutto in viola perché si sta bene in casa con questi pantaloncini e perché volevo riportare la maglietta. Ah, da dove inizio? Inizio col dire che l'Atalanta, alzo le mani, è una signora società. È una signora squadra, è una signora società. Ha fatto tutto per bene ed è una squadra che praticamente dovrebbero prendere esempio tantissime squadre d'Italia, comprese noi. Ora vi spiego il perché. Come squadra era una squadra delle piccole, delle quelle che si salvano sempre, magari arrivano anche a ridosso della retrocessione negli anni scorsi, ma comunque non riesce mai ad arrivare più di un tot alto. E alla fine, se tu ci pensi, è una squadra media, insomma, niente di che. Alla fine anche il parco giocatori che ha, levato magari che è un pochino cresciuta di livello in questi ultimi anni, non è niente di eccezionale. Cioè, nel senso, parliamo di due o tre giocatori buoni, molto buoni, ma il resto tutti molto mediocri, perché comunque consideriamo la difesa, i terzini, il portiere, il centrocampo, non ha cazzo, Sergio Ramos, Ronaldo, Modric e gente di genere. Quindi, dov'è che si risiede la forza di questa squadra? La forza di questa squadra è, prima di tutto, nell'attacco, perché comunque è una squadra che si basa molto sull'essere più offensiva rispetto alle altre squadre e di schiacciarle malamente, cercando di segnare più gol possibili. Secondo, conosce bene il campionato, perché ormai è tantissimi anni che c'è, e ha un ottimo allenatore e un'ottima società. Perché l'allenatore Gasperini non è stupido, anzi è un signor allenatore che secondo me tutte le squadre in questa Serie A vorrebbero e anche fuori dall'Italia. Secondo, la società è una signora società che come si dice, non mi viene il termine, ambisce ad espandersi a livello monetario e comunque a trarre profitto anche dal parco giovani. Come facciamo anche noi, è come la Fiorentina fa, perché la Fiorentina trae molto profitto a livello monetario, ovviamente, dalla sua primavera, perché comunque, ragazzi, la Fiorentina ha una primavera eccezionale, probabilmente una delle prime in Italia, ma comunque non riusciamo a saperla sfruttare, mentre l'Atalanta la sfrutta al 100%, perché riesce a prendere i giovani, quelli più talentuosi, ovviamente, dalla primavera, li mostra praticamente al mondo intero in prima squadra e li rivende a un sacco di soldi. Questi soldi qui, ovviamente, vengono reinvestiti per altre persone, come sono stati reinvestiti per il signor Luis Muriel. Ora ho fatto un excursus sull'Atalanta, ma era per parlare perché hanno speso 15 milioni più 3 di bonus per un giocatore rotto, perché è una squadra che guarda al futuro. Non come noi, noi fino ad adesso, e poi adesso magari cambiando società si parla di un altro discorso, ma fino ad adesso noi siamo stati una squadra che vedeva al presente, non guardava al futuro, anzi i giocatori li rivendeva tanto e non spendeva niente per quelli nuovi perché comunque voleva solo fare profitto sui nuovi giocatori, magari quelli nuovi li comprava a 3-4 milioni per rivenderli a 7, 8, 10 massimo, poi magari quello che esplodeva lo vendevano a 30, 25 milioni, però niente di più, basta, i soldi non venivano reinvestiti, mentre l'Atalanta reinveste qua tutto, quasi tutto, di quello che guadagna. Ed è questo che bisognerebbe fare anche noi, come avremmo dovuto fare in questi ultimi anni. Ora, è tornato Pradè, è nata una nuova società, il presidente sembra intenzionato a far crescere questa società e a comprare insomma, una signora squadra. Però comunque rimangano questi nei. Perché bisogna vendere un giocatore, anche se è rotto, ragazzi, è rotto, sono d'accordo. Magari un giocatore non tornerà mai come era prima, perché magari adesso ha ricevuto un brutto infortunio. Ma abbiamo visto come gioca. Ma perché bisogna mandare via giocatori del genere? Come lo è stato per esempio Zárate, come era stato, che ne so, Amaury, che comunque non hanno fatto niente di che, ma erano dei giocatori che quando entravano in campo il loro lo davano sempre. E riuscivano sempre come si dice, a dare quel guizzo in più alla partita, alla squadra, però in qualche modo sono stati venduti, ceduti, perché magari non andava incontro alle esigenze della squadra. Noi si voleva una squadra giovane, si voleva una squadra che bisognava, insomma, trarre profitto da tutti questi cazzo di giovani, comprarli a 1 milione e rivenderli a 30.
Invece è sbagliato fare così. È sbagliato, noi si pensava che facendo la squadra giovane, sì, bella, adesso si riesce, poi questi ragazzi diventano più forti perché si allenano, quindi la squadra dai basso ritornerà in alto, ma è sbagliato fare così, perché serve anche esperienza nella squadra e serve creare un progetto giusto, non un progetto come si fa sui FIFA, quando si compra la squadra nuova, si compra tutti i giovani e poi tu li fai crescere, perché succede sui FIFA, non nella vita reale. Infatti, perché essere la squadra più giovane d'Europa? Perché nessuno fa questo progetto? Perché non è un progetto da futuro, non è un progetto che è buono per il futuro, è un progetto che va bene per le carriere di FIFA. Quindi, ragazzi, a me sinceramente dispiace tanto di questa cessione di Muriel, che poi alla fine io ho messo la copertina tra Fiorentina e Atalanta, oppure il contrario, voi mi vedete al contrario, però in realtà dovevo inserirci Siviglia perché il Muriel non è mai stato nostro, infatti i soldi non è che ce l'hanno data a noi, magari, perché sennò avremmo avuto 15 milioni più 3 di bonus. Sono arrivate tutte a Siviglia. Quindi alla fine noi non ci abbiamo tratto niente da questa vendita di Muriel all'Atalanta. Anzi, abbiamo perso, secondo me, un giocatore che poteva fare molto comodo alla squadra. E adesso l'Atalanta comincia ad avere una signora squadra che può essere competitiva per la Champions, perché ricordiamo è l'Atalanta in Champions, e può essere comunque una squadra che può competere, io credo, anche per lo scudetto. Perché, ragazzi, la Juventus, ok, è la Juventus, ma ci sarà la ruota, ricordatevi, ragazzi, gira per tutti. Ci sarà un momento in cui ci sarà un attimo di crollo, qualche giocatore diventa vecchio, quindi magari va ricambiato e il ricambio non sarà tale, decente, come l'è stato per esempio il portiere della Roma, Olsen, per capirsi, per Alisson, si pensava fosse forte, in realtà era una pippa infame, roba del genere, quindi ci siamo capiti. Poi, niente ragazzi, questo era il discorso generale che volevo fare. Per me è una grande perdita Muriel, perché comunque bisognerà trovare un grande sostituto. Io sono convinto che il commisso lo troverà, però secondo me, a prescindere, è una grande perdita per la squadra. Niente ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa vicenda di Muriel. Il mio pensiero l'avete appena sentito. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.